Il piatto che andremo a preparare oggi saranno degli spaghetti di grano duro con asparagi verdi, cipollotto, uno zabaione salato al grana padano e della maggiorana fresca. Iniziamo con il tagliare i nostri asparagi, mantenendo le punte intere. Andiamo a tagliare il nostro cipollotto a julienne. Scaldiamo un po' di olio extravergine di oliva in padella, buttiamo il cipollotto e gli asparagi. Un po' di sale e un po' di pepe. Un po' di acqua di cottura della pasta. Per preparare lo zabaione salato al grana padano ci serviranno 4 tuorli d'uovo, 50 g di grana padano grattugiato, 30 g di burro a temperatura ambiente, un goccino di vino bianco secco, un pizzico di sale e un po' di pepe. Amalgamiamo un po', l'uovo prenderà la consistenza di una crema e il nostro zabaione è pronto. Nel frattempo caliamo i nostri spaghetti. Andiamo a mantecare in padella i nostri spaghetti con un goccino di acqua di cottura. Quando abbiamo mantecato la nostra pasta, andiamo a impiattare. Ci versiamo sopra lo zabaione. E delle foglioline di maggiorana fresca. Un po' di pepe fresco. Il piatto è pronto. Io e Stefano vi aspettiamo presto all'Organetto a San Zeno per mangiare insieme un piatto di pasta. Ciao! L'osteria Organetto nasce nei primi anni 50, è un'osteria storica veronese, tanti se la ricordano come la vecchia scarpa in soccolo, con ricordi un po' offuscati probabilmente. E noi siamo qua da 3 anni, abbiamo rilanciato appunto l'osteria con piatti della tradizione ma comunque un po' in chiave moderna. Ovviamente si punta molto al vino territoriale e non solo, comunque cercando sempre di favorire l'Italia e quelli che sono i prodotti nostri. Siamo aperti tutti i giorni, comunque da lunedì a sabato, anche se probabilmente mi sa che terremo aperto anche la domenica. Pranzo e cena tutto il giorno. Siamo nel cuore di Piazza Corrubio, quartiere storico di Verona, più caratteristico, più divertente, più allegorico, insomma, dove è nato il Carnevale di Verona.